ha completato il suo ciclo vaccinale con la seconda dose inoculata il 21 aprile. Dopo circa 10 giorni accusa dei dolori al seno sinistro, da qui parte il calvario di Annalisa, con i dolori che vanno ad intensificarsi sempre più, mentre ricorre a risonanze e a visite specialistiche che danno esito negativo, esami alla parte toracica, al cuore e polmoni. Nel frattempo abbandona l'attività fisica, niente sport e passeggiate. Ho iniziato a fare risonanze anche alla schiena, fino ad arrivare a pensare che potesse essere un dolore neuropatico. Dopo 4 mesi di varie ricerche sul campo mi hanno dato una cura per il dolore neuropatico che ad oggi sta facendo un notevole effetto. Diciamo che il dolore è diminuito, non è totalmente passato, quindi ancora non riesco a fare sport o comunque sollevare pesi e cose di questo genere, però sicuramente è passato. Nonostante in cuor suo è convinta che i dolori siano scaturiti dal vaccino anti-Covid, Annalisa tornasse indietro, si sottoporrebbe comunque al ciclo vaccinale, meglio i dolori fisici che intubata, dice. Ancora ad oggi non sappiamo da cosa possa dipendere questo dolore neuropatico. Chiaro è che la coincidenza temporale con la dose di vaccino potrebbe lasciar pensare che sia una conseguenza del vaccino, non avendo trovato null'altro. L'ho fatto e lo rifarei e consiglio sempre a tutti di farlo, perché preferisco non finire comunque in rianimazione intubata, preferisco sopportare un dolore del genere. Però chiedo un po' più di attenzione a chi magari riferisce dei dolori che poi durano nel tempo, non si risolvono col semplice antinfiammatorio o con la tachipirina. Io mi sono spaventata, non riuscendo a capire cosa mi stesse succedendo.